Ok, questa volta andiamo sempre a realizzare la proiezione ortogonale del prisma uguale a quella che abbiamo fatto prima, ma questa volta il nostro prisma sarà appoggiato su una faccia, avrà una delle facce laterali appoggiate sul piano orizzontale, quindi sarà posizionato nello spazio in questa maniera. Quindi noi in questo modo vedremo un rettangolo. Con questo visibile mentre prima era nascosto, e sul piano verticale lo vediamo posizionato così, così, in questo modo, ABC, così, mentre sul piano laterale vediamo sempre il rettangolo, ma questa volta, mentre prima era posizionato verticalmente, questa volta è appoggiato in questa maniera. Partiamo a disegnare dal piano verticale questa volta. Si parte sempre dalla figura che ha meno deformazioni, quindi meno spigoli nascosti, meno elementi che hanno subito una deformazione. In questo caso è più facile partire dal triangolo, perché poi tutte le misure vengono riportate da quello. Quindi posiziono il mio triangolo appoggiato sul piano orizzontale, quindi sarà coinciderà il lato AB con la linea di terra e lo farò distante 3 centimetri dal piano laterale. Quindi con la 2H vado a prendere 3 centimetri per distanziarlo dal piano laterale. Qui abbiamo il PO. Qui abbiamo il PV, qui abbiamo il PL e la linea di terra. Ci distanziamo 3 centimetri. Questa volta non mi conviene riportare nulla perché è già presente e vado semplicemente a prendere la misura del lato che è 5 centimetri, quindi 5 centimetri in questa maniera. E quello che devo fare è andare su questo lato che ho individuato a trovare il mio triangolo. Quindi, costruzione classica del triangolo equilatero. E vado a congiungere i punti e individuare il triangolo. Lo faccio sempre con la 2H, lo ricalcherò in un'altra maniera, in un altro momento. A questo punto vado a costruire il rettangolo qui in basso, quindi dovrò portare queste linee verticalmente passando da tutti i vertici. Se vedete, sto facendo l'operazione inversa rispetto a prima. Prima siamo partiti dal piano orizzontale e quindi le linee le portavo verso l'alto. Questa volta, siccome sono partita dal piano verticale, le linee devo andarle a portare verso il basso. Così, da tutti e tre i vertici. Due. Allora, voglio distaccare il mio prisma di 3 centimetri, quindi non sarà attaccato al piano verticale, ma sarà distante 3 centimetri. Quindi io da qui vado a prendere 3 centimetri di distacco. Trova qui. E andiamo a portare la linea orizzontale che identificherà il lato superiore. Dopo faremo la stessa cosa andando a prendere 7 centimetri perché il mio prisma è 7 centimetri,
per individuare dove si trova la base, l'altra base. Con la 2H traccio questa linea, vado fino in fondo e poi prendo i 7 centimetri che sono l'altezza del prisma. E anche qua vado a tracciare la linea orizzontale arrivando fino a qui. Ecco qua. Questo è il nostro prisma visto dall'alto. Ora dobbiamo andare a riportarlo sul piano laterale. Quindi tracceremo la linea orizzontale che coinciderà con l'altezza qui e le due linee in questo modo. Vado prima a riportare questa. Sempre con la 2H, mi raccomando, le linee leggere. Ora vado a riportare queste misure da questa parte, sempre col compasso. Quindi, compasso posizionato qua centrale e vado a riportare la prima misura così e la seconda. In questo modo. Da qui linee verticali e individuo anche l'altra proiezione ortogonale. Eccolo qua. Vado a ripassare il triangolo volta qua sul piano verticale dovrò farle tutte continue perché l'oggetto è così. Quindi io dall'alto vedo la linea, non è nascosta. Diversamente da prima, che invece era girata. Per ultimo, da questa parte. E così abbiamo realizzato la nostra proiezione ortogonale. Adesso dobbiamo mettere le lettere. Allora, abbiamo detto che noi posizioniamo il nostro prisma in questo modo. Quindi, partendo da qui, la prima lettera che noi qua vediamo è A, che coincide con D. Quindi A con due apici coincide con D con due apici. Da questa parte abbiamo B che coincide con E, quindi B con due apici che coincide con E con due apici, e qui in alto C che coincide con F. Quindi C con due apici che coincide con F con due apici. Perfetto.
sono sulla stessa linea. Da questa parte abbiamo qui A. Qui in cima abbiamo C e qui B. Dall'altra parte avremo E, F e D. Noi vediamo che cosa succede da questa parte. Abbiamo A qui, che coincide con B perché sono sulla stessa linea, quindi A con tre apici questa volta coincide con B con tre apici. Questo è C e non c'è niente non è in linea con nessun altro vertice. Da questa parte abbiamo D che coincide con E, e noi D lo vediamo per primo, e qui F. Ricordate che la prima lettera che scriviamo è quella che vediamo per prima. E qui abbiamo finito anche la seconda proiezione ortogonale.